cittadino online sempre la stessa, cambierà un attimo leggermente il modulo di presentazione perché cambiano gli articoli di legge rispetto all'accesso documentale e non c'è la motivazione nella richiesta eccetera. Inoltre non va al loop ma va direttamente al segretario generale che, come nell'altro caso, verifica a distanza ed eventualmente chiede precisazioni. In questo caso le precisazioni richieste, perché il processo è telematico, quindi il cittadino ha indicato una bank oppure un'email, le precisazioni vengono chieste per bank o per email al richiedente e in questo caso però la richiesta di integrazione non interrompe i 30 giorni per la conclusione del procedimento. Trasmesse le precisazioni si verifica a distanza e se non sono più necessarie precisazioni in pratica si valuta l'esito finale. La richiesta potrebbe non essere ammissibile, in questo caso vedete non c'è più il discorso contro interessanti perché non c'è l'interesse di nessuno, sono cose che devono essere pubblicate nel sito dell'amministrazione trasparente, se non sono pubblicate la richiesta del cittadino deve essere eventualmente evasa. Quindi in caso di valutazione negativa viene comunicato il diniego richiedente per email, in caso di esito positivo la stessa cosa viene comunicato l'esito positivo al richiedente con l'indicazione del link di pubblicazione, cioè non vengono rilasciati in questo caso documenti ma viene indicato il link in cui è stato pubblicato ciò che era previsto per legge che non era stato fatto e così finisce la pratica viene chiusa, il procedimento si conclude nei 30 giorni previsti dalla legge. In questo caso dicevo c'è il silenzio, non c'è più silenzio di diniego e quindi il cittadino ha la possibilità di ricorrere. L'accesso civico generalizzato. Ah, scusate un attimo, per tutti questi procedimenti, faccio vedere un attimo al lavoro, per tutti questi procedimenti in amministrazione trasparente, adesso vediamo se ho la finestra aperta direttamente nella sezione, sì, per tutti questi procedimenti in altri contenuti accesso civico c'è il collegamento alla pagina web dove è possibile presentare un accesso civico online e sono nei tre tipi di accesso sono previsti sia il modello di richiesta cartaceo in questo caso o mandato per bank quindi non con un'istanza online che il modello di richiesta di intervento sostitutivo. Anche per l'accesso civico semplice modello di richiesta l'intervento sostitutivo in questo caso dal vice segretario e per l'accesso civico generalizzato con una spiegazione di cosa si sta parlando, che il cittadino deve essere orientato a sapere quale tipo di istanza presentare perché altrimenti un po' potrebbe essere anche nulla o rigettato consente una piccola riflessione che ho fatto un ottimo lavoro della luoghi chiara o intelligibile. Se mi consente un consiglio perché ho visto un page in cui per fare bene la cittadina viene indicato una metodologia più chiara che può consigliere sotto diciamo, il link della bandierina di presentazione trasparente. Questo è positivo, molto positivo. E tuttavia mi viene questa riflessione, cioè non vorrei che avendo inviato l'amministrazione trasparente con la bandierina configura. Poi magari il cittadino che non è ben consapevole delle normative ritiene che l'amministrazione sia trasparente sia solo quello che è indicato sotto, invece cliccando sulla polemica poi appare tutta una serie di indicazioni che sono quelle previste dalla norma. Quindi non so se sia il caso, perché tutti i siti che ho visto finora sono diciamo, in linea con la illustrazione immediata di tutte quelle che sono le indicazioni. Quindi magari forse sarebbe opportuno magari vedersi il caso di lasciare l'amministrazione trasparente con tutte le cose che appare subito sulla home page. Magari in un altro spazio di home page aggiunge questa cosa, altrimenti magari io mi chiedo adesso, ma questa indicazione che arriva da Russia, se non riesce a spiegare, non ho fatto un istituto, però magari i cittadini
potete immaginare che il campo sull'amministrazione trasparente, solo che il campo di pazienti. No, 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 non solo qui, però se mettiamo sull'amministrazione, qui c'è il procedimento, eccetera, su qualsiasi cosa poi ci rimanda sull'amministrazione trasparente. Perché ci hanno detto che è difficile trovare. Il discorso è questo, non popoliamo amministrazione trasparente direttamente dal sito, ma popoliamo amministrazione trasparente dagli applicativi gestionali che abbiamo. Cioè, in pratica, faccio un esempio pratico, Gaia Contratti, abbiamo un modulo in cui vengono inserite, quando si prendono i 5, direttamente il 5, l'oggetto, il responsabile, eccetera, tutto l'iter della gara, fino al pagamento, alla liquidazione, eccetera, vengono inseriti dal nostro gestionale e una volta inseriti sono automaticamente pubblicati dalla stessa amministrazione trasparente. Quindi questo che chiediamo di amministrazione trasparente qui è, vede il link ask.ubi.it, è il link del nostro database, del gestionale nostro. Quindi in pratica abbiamo fatto un'unione tra l'amministrazione trasparente che andiamo a gestire con i nostri gestionali e il nostro sito. Eventualmente potremmo, se dovesse servire, adesso vado un attimo sul sito, se dovesse servire potremmo mettere un link di menu come questi verdi. Ecco, io può separare, dicevo, la dottore, per far capire anche a persone che i dati, quelli previsti dalla memoria, che devono essere contenuti in amministrazione trasparente, non sono questi, invece sono un flusso di miglioramento. L'avevamo appunto separato dal prima stava con un menu tipo questo, in verde. L'abbiamo fatto apposta così per differenziarlo dal menu base. Io non capisco, prego, qual è un cittadino, non è proprio lo sprovveduto, continuare solo cliccando sul pallierino dove è adesso la manina, non solo cliccando lì, si può accedere a tutti i dati, non sono pratico, i contratti di lavoro, di personale, di quattro contenuti, di carta di corruzione. Quindi ecco, magari mi viene pensato di trovare un modo in cui su un paese risulta come nel 99% delle pubbliche amministrazioni, risulta proprio l'amministratore del paese di uno che non vede la nuova, e magari fare una parte oppure un modo diverso, non ci sono, erano visto per quest'anno il facimento del sito, non ci sono stati i fondi necessari per farlo fare, però diciamo che la propria strutturazione sito, questo abbiamo cercato di adattarlo al, però chiaramente se vengono così. Allora concludiamo ora con l'accesso civico generalizzato. Quindi l'accesso civico generalizzato consiste nel fatto che chiunque può ottenere quindi dati, informazioni, documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione in amministrazione trasparente. Il riferimento normativo è sempre l'articolo 5, questa volta il comma 2. Si parla, si utilizza l'acronimo FOIA, Freedom of Information Act, e quindi è il massimo dell'apertura. Naturalmente in questo caso occorre valutare interessi concorrenti, cioè interessi pubblici e privati di particolare rilevanza, e quindi diciamo che l'accesso civico generalizzato incontra un limite nel segreto di Stato o altri casi segreti previsti dalla legge. In interessi pubblici di particolare rilevanza, l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, le indagini, interessi privati di particolare rilevanza, quindi la tutela dei dati personali, la libertà e segretezza della corrispondenza, i segreti commerciali. Quindi in questo caso abbiamo detto che l'istanza non deve essere motivata, può essere presentata da chiunque, deve essere specifica nel senso che deve indicare i dati e i documenti rispetto ai quali si esercita questo diritto. Il procedimento. L'istanza viene presa in carico dall'URF, in questo caso. L'URF trasmette l'istanza alla unità organizzativa competente per materia. In questo caso bisogna valutare se ci sono dei controinteressati. È diciamo in virtù dei limiti che incontra l'esercizio di questo diritto, i limiti che sono
sono indicati nell'articolo 5 bis del decreto legislativo 33. Se ci sono controinteressati, bisogna dare informazione ai controinteressati dell'istanza pervenuta. I controinteressati hanno 10 giorni per presentare un'opposizione e il termine in questo caso si sospende, quindi si attua una parentesi. Il procedimento deve essere concluso nel termine di 30 giorni. Decorsi, ecco, un aspetto fondamentale da tenere conto è che se l'istanza viene accolta nonostante l'opposizione dei controinteressati, bisogna far decorrere, bisogna dare notizia ai controinteressati e i documenti, i dati possono essere forniti solo quando siano decorsi almeno 15 giorni dalla comunicazione ai controinteressati, per dare la possibilità a costoro di eventualmente fare opposizione e presentare ricorso. Nell'ipotesi di inerzia o nell'ipotesi di non accoglimento dell'istanza è possibile, è prevista la richiesta di riesame che va presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che ha 20 giorni per poter concludere il procedimento. Contro la decisione dell'amministrazione è ammesso poi il ricorso al TAR, secondo le norme del processo amministrativo, ed è ammesso anche il ricorso al difensore civico. Anche in questo caso Franco ha descritto il procedimento, in quanto anche in questo caso abbiamo la possibilità di presentare l'istanza di accesso online. Sì, questo procedimento ci soffermo poco, perché in pratica come le strutture è quello dell'accesso documentale. Differisce principalmente, chiaramente, la richiesta non deve essere motivata, certo, tutte queste cose del segretario, dal punto di vista, diciamo, del procedimento informatico, differisce dal fatto che la richiesta di integrazione in questo caso non interrompe il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento, cosa che invece avveniva per quanto riguarda l'accesso documentale. Anche qui c'è il discorso della richiesta di precisazioni, eventuale coinvolgimento dei controinteressati, valutazione dell'istanza, eventuale comunicazione di diniego o comunicazione all'esito positivo, e se ci sono controinteressati e i controinteressati hanno fatto opposizione, chiaramente prima dell'eventuale rilascio della documentazione devono trascorrere 15 giorni dalla comunicazione dei controinteressati. Ora, diciamo, questo è quanto riguarda l'accesso civico. Adesso vi faccio un attimo vedere come i cittadini possono presentare in pratica richiesta di accesso civico online proprio materialmente e come, quali sono le maschere, eccetera. Una cosa, una raccomandazione: noi abbiamo il sito servizio online qui. Anche abbiamo messo anche un banner per farlo vedere, un po' sempre la stessa pagina. I servizi online sono servizi utili per i cittadini. Ora, siccome i cittadini che si sono iscritti in tutti questi anni sono in realtà pochi, c'è stato un incremento da quando abbiamo istituito lo sportello unico delle edizioni online, quindi i tecnici si sono iscritti, però i cittadini possono in questi nei servizi online accedere a parecchie informazioni sia nell'area pubblica sia nell'area privata, e quindi una raccomandazione a tutti gli uffici ad incentivare l'iscrizione dei cittadini ai servizi online, iscrizione che può essere fatta presso GUP con un documento di identità oppure può essere fatta anche online. Alla fine dell'iscrizione i cittadini ricevono una username e password con la quale possono accedere anche all'area privata, che riguarda le loro pratiche, i loro protocolli, i loro dati tributati del servizio tributi, le istanze eventualmente presentate, istanze sue, istanze online, il calcolo ISE che viene fatto direttamente dal programma, eccetera. Ora vi faccio vedere un attimo, per accedere poi c'è il link,
se c'è il servizio online, i servizi online hanno prima di tutto la richiesta di iscrizione online, l'avvocatore online, gli atti amministrativi, cioè la soluzione degli atti amministrativi, capo IVO, capo istanze su online, lo sportello tributi, lo sportello demografico dove i cittadini possono visualizzare le loro situazioni tributarie oppure anagrafiche, la simulazione del capo ISE, le tue comunicazioni, se in pratica tutto ciò che riguarda, tutto ciò che è stato protocollato riguarda il cittadino iscritto. In tutti gli anni in cui abbiamo protocolli importanti, per esempio. Trasparenza, valutazione e merito, trasparenza, valutazione e merito ci vanno a finire poi, faccio vedere un attimo, collaboratore dei carichi di vertice, procedimenti amministrativi, provvedimenti, le sovvenzioni, eccetera. E il calcolo d'assi e le istanze online. Ora, quindi il cittadino entrando su istanze online potrà in questo caso presentare una richiesta di accesso documentale oppure accesso civico semplice, accesso civico generalizzato. Però questa procedura sarà estesa a tutte le istanze che la pubblica amministrazione, che il cittadino può presentare alla pubblica amministrazione. Ipotesi, richiesta di assistenza a domiciliare anziani dovrà essere fatta anche online, non solo venendo al protocollo e presentando la documentazione, oppure mandando una PEC, oppure scrivendo al comune. Ora io mi sono loggato qui con la mia username e password e quindi anzi non è questa stanza online, vediamo un attimo se mi viene di volta. C'è il servizio, vabbè, sono delle note esplicative per gli utenti. Vedete, io sono loggato come Franco Pignotti, sono loggato, ho già i miei dati inseriti perché il sistema mi ha registrato, quindi non devo ripetere i miei dati, la mia perca, eccetera. Devo solo dire in qualità di cosa faccio la mia richiesta, il procuratore legale rappresentato persona fisica, elemento persona fisica, mi si aprono determinati campi che eventualmente vado ad inserire, telefono, cellulare, fax, completo eventualmente il mio indirizzo, dico che la notifica del richiedente deve essere mandata, in questo caso se è lo stesso indirizzo, facilita, copio l'indirizzo, poi i documenti richiesti verranno firmati, cioè i documenti che io inoltro verranno firmati digitalmente oppure non verranno firmati. Se verranno firmati digitalmente passo subito al passo successivo. Se metto che non verranno firmati digitalmente, mi si apre un'ulteriore finestra in cui devo inserire il mio documento di riconoscimento, tipo, numero e scadenza. E poi ho la gestione della richiesta, dove ho la tipologia, in questo caso abbiamo solo l'accesso agli atti, potrebbero essere servizi sociali, potrebbe essere qualsiasi altra cosa. E il sottoprocedimento dell'accesso agli atti può essere istanza di richiesta di accesso civico semplice, documentale o generalizzato FOIA. Supponiamo che seguo l'accesso civico generalizzato, inserisco l'oggetto, in questo caso sono 255 caratteri perché è l'oggetto breve della richiesta, cioè quello che verrà poi memorizzato nella pratica di accesso civico. Mentre se devo specificare meglio, poi vado a fare all'interno della domanda eventuali rotazioni, avvio la compilazione. Adesso non avvio la compilazione perché se no inserisco una pratica, ma ho fatto su un ambiente di test delle slide per farvi vedere come avviene il tutto, così in pratica qui ripeto come fare l'accesso ai servizi, come iscriversi, avvio istanza online, ecco, avvio istanza online, faccio nuova forza, questo qui è un programmatore della software house, quindi possiamo utilizzarlo chiaramente, e vediamo la stessa maschera che vi dicevo prima, ho messo il documento di identità.
l'università, ho messo la mia richiesta breve, avvio la compilazione. A questo punto la compilazione, vedete, ho l'istanza e il documento di identità. In realtà poi vi faccio vedere che noi abbiamo inserito altre cose e compilo l'istanza. L'istanza mi si apre, mi ricorda già i miei dati perché io sono loggato dal sistema, quindi che sto a riscrivere tutte le cose che ho messo precedentemente, devo solo selezionare se voglio prendere visione, se voglio ottenere una copia semplice in che formato e come mi deve essere inoltrata, oppure se voglio ottenere una copia autentica. E poi ho relativa a seguenti documenti o dati informazioni, in questo caso sono 4.000 caratteri, quindi questa è la propria vera richiesta dell'istanza. Finito di compilare quindi questi seleziono questo campo e quest'altro campo qui, in pratica facendo aggiorna vedo che lo stato della domanda è allegato. La domanda è già legata. Se avevo chiesto, se avevo detto che l'avrei firmato con la firma digitale, mi compariva anche il pulsante firma per la firma digitale. In questo caso devo inserire il documento di identità, quindi mi si apre un pop-up con la scelta del file sul mio PC dove ho scaricato già la carta d'identità in PDF, una raccomandazione di dire agli utenti di evitare spazi nei nomi dei file. Faccio lega, nel momento in cui ho legato vedete che c'è allegato presente, posso visualizzarlo, eliminarlo e qui mi compare invio richiesta. In questo caso ho completato la domanda, potrei fare invio richiesta. Una piccola parentesi, noi, questo è il nostro gestionale, abbiamo inserito per avere un'istanza per una richiesta di accesso civico la copia del documento di identità, specificando solo in caso di documenti senza firma digitale, quindi quello che vedevate prima con l'asterisco che era obbligatorio, in questo caso è obbligatorio con possibilità di scatto, cioè può essere scartato dall'utente se ha messo che firma digitalmente. La procura solo se è procuratore, quindi obbligatorio con possibilità di scatto, e l'attestazione del versamento del posto e volo se si vogliono copie autentiche. E in questo caso la domanda deve essere in bollo e anche la copia deve essere in bollo. L'attestazione del posto in bollo è salvata velocemente, viene riempito una dichiarazione studio della comunità che abbiamo messo in Word, in cui si dichiara che il bollo con quel numero eccetera è stato annullato per questa pratica, per questa richiesta e l'altro per il documento richiesto, e viene inviata la richiesta. Quello che vedete qui è il protocollo automatico immediato della pratica, cioè la pratica viene protocollata immediatamente al sistema e da qui decorrono i 30 giorni. Non è, può essere anche domenica, non ha importanza, logicamente decorrono i 30 giorni. Il richiedente può stampare la ricevuta in cui ha tutti i dati e il protocollo, il numero del ticket della pratica e il protocollo, e può anche stamparsi l'istanza in maniera, diciamo, da conservarla in PDF oppure se la stampa. E questo è quanto. Poi chiaramente richiesta di accesso civico generalizzato è arrivata solo cartacea, ancora non è arrivata in via telematica, però ecco, siamo pronti che se arrivasse in via telematica sia l'URP che deve registrare, che è responsabile di area, potrebbero ritrovarselo sulla scrivania insieme con i protocolli, gli atti amministrativi e le altre stanze. Poi successivamente avremo anche le altre stanze sulla tutunista, sono tutti questi punti, oltre al protocollo. Esatto. Grazie Franco, se ci sono domande. Volevo ringraziare Pasquale Rossi e Michele Rosati che ci hanno dato una mano fondamentale per questa lunga maratona della conferenza della Commissione. Michele, qui ha detto che l'Italia è la terz'ultima nella mondiale della produzione, ma di qualche mondiale, europea. 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 I paesi dell'Europa comprendono
Russia, Bielorussia, Estonia, pure naturalmente. Però a livello europeo l'Italia è il solito Si chiama Trasparenza International. Ma qual è l'ente organizzato? Chi è la proposta? Promuove Trasparenza International, si appare di indagini da parte di organizzati con serio che si basa sulla percezione della corruzione, qui fanno interviste ai cittadini, alle stakeholder, alla società civile di questi paesi, con metodologie di indagini di mercato. Era la 70esima, prima della Liberia e dopo il Veneto. Io credo che la classifica più autorevole sia questa di Trasparenza Internazionale, che però ha visto sotto due profili, c'è una classifica diciamo, che va al di là della quella europea e la classifica di paragone con i paesi europei. Quello che vi posso garantire è che la classifica per i paesi europei non siamo in nessun posto, ma tutti lo sappiamo. Dopo l'entrata in prossima, andiamo anche qua in Europa. C'è stato un miglioramento in questa classifica di una o due posizioni in merito alla età di vigore di testimoni. Tenete conto che un punteggio, cioè la classifica di Trasparenza Internazionale, ha un effetto enorme sull'economia, sulla fiducia nei paesi esteri, sui paesi d'Italia, perché un paese che di fatto è una classifica negativa in quanto funzioni. Crea una sfiducia generale anche per i paesi che devono investire in Allora, se prima c'erano 100 casi di corruzione, dopo questa prima plana, questi piani comunali, questi piani per servizio, queste leggi, alla fine la corruzione in Italia in questo momento, anche purtroppo, è calata di un mito uguale. In che modo? Allora, la percezione, questa classifica si basa sulla percezione della corruzione. Poi rispetto ad altri paesi abbiamo una stampa, una libertà di stampa che funziona per quanto secondo alcuni profili sia un po' vincolata anche alla politica, certo, però la stampa locale fa gara per denunciare fatti di corruzione. Poi basta che abbiamo i giornali o la televisione, perché sì. A livello penale, quante denunce c'erano? Prima le strisce e adesso in questo momento? A livello penale bisogna consultare dei documenti autorevoli e penali. Per esempio ci sono dei documenti che vengono poco citati, tipo la relazione della direzione investigativa antimafia. In Italia basta seguire l'apertura dell'anno giudiziario che viene fatta ogni anno da parte della procura penale e della Corte di Conti, seguendo queste diciamo, iniziative. Il procuratore espone tutte le indagini penali e sono in questi ultimi anni purtroppo non c'è un calo della parte di corruzione, anzi, questo lo dice cioè, la Corte di Conti. Se le denunce aumentano, non è il tempo che la corruzione sia aumentata. La corruzione è un fenomeno sommerso che emerge quando la magistratura, grazie alla segnalazione, grazie ai indagini, anche grazie alle luci dei cittadini, perché non dimentichiamo che l'ANAC ha anche previsto la possibilità di fare segnalazioni da parte dei cittadini, spesso questo non viene pubblicizzato. Questo è previsto, un po' più tardi. Volevo ritornare un attimo sui piatti dei servizi. Citando la mia esperienza, io sono all'ottavo regionale della comunità regionale sulla cena di questo momento. Si è istituito una legge regionale per tutelare gli utenti dei servizi tutti voi. E da quando sono lì, purtroppo, ho constatato che c'è una inadempienza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e coinvolgenti. Perché l'articolo 2, 4 e 5 della legge finanziaria 2008, quindi che è in vigore da quasi 10 anni, la quale ha fatto seguito la conferenza pubblicata, è stato un giorno pubblicata in gazzetta, prevede il coinvolgimento nostro sull'aggiornamento, sul monitoraggio delle carte dei servizi. E questo per la nostra regione, noi abbiamo potuto fare di figlie. Questo vale per il trasporto locale, la pressione totale riguarda tutti voi, riguarda la sanità, riguarda la raccolta dei rifiuti. Io ho dovuto fare di figlie ai presidenti degli altri per coinvolgerci, ma non è possibile. Che l'Italia è la prima sul mondo per fare stampa,
L'Italia è il mezzo stampa, i mass media, in televisione, quando c'è una notizia di una Italia la libertà è stampa. La libertà non c'è più la libertà di stampa, qui l'Italia è molto condizionata dalle lobby, dalle pressioni politiche, cioè la stampa è veramente libera, è una stampa libera. Come giornali del senatore Cerno non può essere il presidente. No, io non dico che la stampa c'è, secondo me non c'è una stampa libera, c'è una stampa libera. La stampa che fate voi le case di notizia, non sono spiegate, perché se voi nei confronti della regione diventa locale, il rischio è che quella regione non gli dà più servizi pubblicitari. Quindi parlare di una stampa libera è difficile. Però una cosa diversa è che la stampa si fa di corruzione che ha notizie tramite i danni della legislatura, tramite le situazioni, ma voi c'è la potere, c'è una, anzi c'è proprio una ricorsa che fa che si tratta di fare. Il cittadino aspetta, è accettato di queste notizie. È tutto relativo. No, no, è relativo. Il corso di consenso non è contare però di chiudere. La legge prevede l'obbligo di consultare le associazioni dei consumatori. Questi problemi e le regioni dobbiamo lottare per farlo fare, perché è un titolo che ricordo lui. Cioè le carte di servizio devono essere donate dai comuni per i servizi che erano i comuni, ma quando il comune dà l'appalto all'esterno i servizi, come le carte di servizio sociale? La delibera dell'ANAC del 2016 prevede l'obbligo che anche quando il comune stipula i contratti con le cooperative sociali, questo è un tema molto importante di cui abbiamo scritto a cui vediamo abbiamo un intervento corso con un intervento accompagnato il dottor Bellucci che deve intervenire. Sì, perché la cosa che ho visto è molto interessante, al di là degli aspetti pratici che sono evidentissimi, ma non sono sottolineati, affronta una questione che come me ci siamo occupati con anni di indagini ha affrontato, cioè noi ci troviamo di fronte a uno schema di insediate che adattiamo sulla base delle nostre esigenze, lasciando però intatto lo schema di insediate, certo in una situazione trasparente, resta una situazione trasparente, potendo tutti gli adeguamenti previsti dalla legge, ma ci la colleghiamo con una specie di madre di tutte le rilevazioni, lo colleghiamo a tutte le altre entrate che noi abbiamo abbiamo nel nostro sistema. La questione è delicata, perché potremmo anche usare diversi teorici, perché noi dovremmo seguire il dettato ministeriale, ma abbiamo un'esigenza gestionale che dobbiamo risolvere. E il modo come l'avete risolto degli aggettivi, ma è di soddisfazione, perché vuol dire che questa cosa non è una cosa semplice, se ci si lavora sopra con il pratico e basi scientifiche si risolve. E qual è il risultato che otteniamo? Il risultato che otteniamo è che mentre la maggior parte dei sintomi sono una specie di mercatino delle meraviglie, ho detto 10.000 robe, la prima pagina se vai a vedere il circolante di tutto, il sito vostro è invece molto chiaro, perché avete la parte strutturale in amministrazione della trasparenza, poi sotto avete le cose importanti che volete fare vedere, quindi la leggibilità complessiva è aumentata. Perché non è vero che sono più leggibili le cose dove si mette molta roba. Se si mette molta roba non si capisce niente. Voi invece, se riuscite a mettere le cose di legge, e quella la risposta del privato, le cose essenziali, e poi sotto nel sito ci avete le questioni dei tributi, perché è quella cosa che interessa più. Perché molto spesso ci dicevano che non riuscivano a individuare. È chiaro, ci mettete le cose che secondo l'utenza è inutile mettere, e poi ci mettete i comunicati. Il risultato secondo me è bello, speriamo, adesso poi se funziona o no lo vedremo con andare di tempo, però è una bella base di partenza e
sono anch'io della della stessa parte, però sono tanto tardi abbastanza. E poi posso un commento. L'osservazione che esprimeva ora il dottor Petrucci è molto acuta, è un aspetto che dà soddisfazione e perciò non possiamo che ringraziare il contributo offerto da Igor, da Franco, da segretaria generale Angela, e credo che rappresenti il disegno che abbiamo inteso per segreti da quando ci siamo insediati ormai 4 anni e mezzo fa. Non a caso la delega di cui è mio onore di essere rappresentante in amministrazione comunale, la delega che stabilisce un nesso virtuoso, io credo, a caso utilizzo questo aggettivo virtuoso, tra la partecipazione e l'innovazione tecnologica. Perché in realtà riteniamo che gli strumenti che innovia necessariamente devono essere in realtà un nuovo dispositivo impiegato allo scopo di poter estendere e ampliare la parte del territorio, possono in realtà maturare la conseguenza di cui parlava all'inizio, di cui parlava Igor, di cui ha fatto cenno il dottor Amici quando alludeva al grande corpo normativo che rappresenta lo strumento al quale rivolgersi. Io credo che da questo punto di vista sia emblematico ricordare quanto innovativa sia stata la convenzione di Aus in Europa per poter introdurre questa sensibilità diffusa. E perché in realtà questa consapevolezza permette di poter esercitare le funzioni e il pluralismo attivo civico e politico che rende la trasparenza realmente non solo una mera enunciazione, ma in realtà un modus operandi di ciascuno, tanto più di chi intende promuovere queste istanze, come Contamare si è inteso fare sin da quando si è introdotto lo strumento del bilancio partecipativo, che attingeva nel 1994 a un'esperienza che già si era insediata in altre aree d'Europa e soprattutto del Sud America, perché noi siamo stati di fatto, citando l'espressione del professor Giovanni Allegretti, una delle caravelle che tornavano da Porto Alegre, che importavano appunto l'esperienza del bilancio partecipativo, tre caravelle che giungevano in Europa e in particolar modo in Italia. Vi è stata un'evoluzione che si è promossa e ci ha permesso di poter utilizzare gli strumenti di Lumiglia come agente promotore di questa sensibilità diffusa. Però, ripeto, tutto ciò si è realizzato per un'istanza politica, amministrativa che l'amministrazione intesa promuovere, ma soprattutto per il contributo loro e dei dipendenti comunali che hanno condiviso questa necessità. Ecco, quindi, avanti. Va bene. Grazie a tutti, tutti i miei eroici che sono venuti in questa sera. Assolutamente. A volte secondo me è una cosa che è essenziale.